Ma come si può creare dei video se non si è dei videomaker? Come fare ad alimentare una strategia di contenuti video se in realtà si fa tutt'altro lavoro? E magari vai a chiedere dei preventivi a dei videomaker, però c'è una roba che magari non è neanche sostenibile, o magari vuoi creare un video oggi perché voglio parlare di un argomento, non posso aspettare la produzione che questo viene e poi monta e chissà quando mi arriva il video. Allora, in questo video ti voglio raccontare 5 step che ti possono permettere di iniziare a creare dei video senza essere videomaker. E chi sono io per parlarti di questi argomenti? Sono un videomaker e sono il CEO, il fondatore di Onidea, che è una società di produzione video che ogni giorno lavora con professionisti e aziende proprio nella creazione di video perfettamente aderenti alle loro strategie di marketing e di vendita. E ecco, effettivamente una delle cose con cui mi scontro più spesso è proprio questo tema, cioè io voglio iniziare a creare dei video, magari che facciano parte di una strategia di cui abbiamo spesso anche già parlato su questo canale, però comincia a essere complicato perché devo andare in studio o magari deve venire il videomaker qua, è costoso, è impegnativo, devo aspettare i suoi tempi, voglio essere autonomo. Ecco, questa è una cosa che spesso mi viene richiesta e noi in Onidea crediamo proprio in questo, nella democratizzazione dello strumento video, che deve essere appunto uno strumento, deve essere qualcosa alla portata di tutti, ed è per questo che creiamo questi video, che cerchiamo di diffondere un po' la cultura sulla strategia di contenuti di video, sul video marketing e su tutti questi temi che mi stanno molto a cuore. Noi facciamo anche dei workshop formativi, se ti interessa approfondire con noi come puoi creare una media company all'interno della tua azienda, o vuoi semplicemente imparare a fare dei video che funzionino e che non siano soltanto belli, che raccolgano tanti like e tante visualizzazioni, ma che in qualche modo portino dei risultati, scrivimi e possiamo sicuramente aiutarti. Ma detto questo, iniziamo a vedere quali sono questi 5 step che ti permetteranno di essere un creatore di contenuti video completamente autonomo. La prima cosa che ti voglio dire è proprio ciò che ho già sfiorato, ovvero che qua stiamo parlando di video per il marketing, video per le tue strategie. Non stiamo parlando di video bellissimi, di video fenomenali, perché là arriviamo noi videomaker, arriviamo noi società, case di produzione. E allora là arriva il nostro lavoro, arriva ciò che studiamo e che facciamo ogni giorno e per cui siamo i numeri uno. Però io sto parlando di tutti quei contenuti che fanno parte della quotidianità. Stories Instagram, post, dirette, video per il tuo canale YouTube, video per il tuo profilo LinkedIn. Ecco, tutti quei video lì io sono fermamente convinto che tu possa essere in grado di farli completamente da solo o da sola. Anzi, è fondamentale, diventa un elemento assolutamente di valore, perché se sei in grado di fare un video da solo o da sola, lo puoi fare quando vuoi. Hai un argomento, un tema, una domanda a cui vuoi rispondere, prendi la camera e la fai. Ecco, sicuramente credo che ti possa interessare capire come fare. Quindi sciogliamo subito il primo di questi step, che è anche il più grande problema che ogni volta qualche cliente, qualche partner mi porta sul tavolo. Ogni volta che devo fare i video, devo montare la camera, mi devo mettere lì, non so come metterla, non so come allestire il set, le luci e poi il microfono, poi mi scordo una cosa, insomma passa talmente tanto tempo che passa anche la mia voglia. Ecco, questa cosa qui è estremamente complessa da sciogliere. La prima cosa che posso dirti è che devi cercare di ridurre questa frizione alla produzione di contenuti. E come lo puoi fare? Prendendo spunto dal posto in cui mi trovo. Questa è una delle stanze del nostro nuovo ufficio, la Onidea Tower. Abbiamo 4 piani a disposizione soltanto per noi, tutti dedicati alla produzione di contenuti. E tu mi dirai, beati voi e magari ad averceli anch'io. Chiaro, però sicuramente avere a disposizione uno spazio ben definito, arredato, distintivo, che sia solo tuo, che ti permetta anche di avere un setup abbastanza snello, e se ti interessa scoprire come poterlo fare, fammelo sapere nei commenti, perché possiamo creare dei contenuti adatti proprio a farti vedere più nella tecnica come creare un setup portatile estremamente rapido, quello è un elemento che riduce la frizione, perché in questa stanza dove mi trovo abbiamo allestito un set dedicato solamente ai nostri video per i social. Quindi adesso vedrai questo set, siamo in dirittura di investimento per creare un set più pronto, più rapido. Io adesso ho stativi, cavalletti, cavi, sono in una situazione che a noi piace definire V0, quindi una versione 0 di questo progetto della sala social, ok? Però
andremo ad implementarla, quindi magari vedrai in futuro dei muri diversi, vedrai un set diverso e magari ti farò anche vedere come cambierà questa cosa dall'altra parte, quindi magari non avrò tutti questi cavalletti in giro, ma sarà tutto cablato. È chiaro, è uno scenario ideale, però ecco, se riesci a ridurre la frizione alla creazione dei contenuti, questo sicuramente è un primo step importantissimo, perché credo che il primo vero grande nemico nella creazione dei contenuti sia proprio la voglia che passa, la pigrizia. Il vero grande nemico sei tu. Sei tu con le tue convinzioni, con le tue problematiche, e questa so essere una delle problematiche più importanti, quindi cerchiamo di risolverla insieme. Il secondo step molto importante, che non tutti i videomaker seguono, però dovrebbero seguire, noi qua ne facciamo proprio una questione di vita o di morte, cerchiamo in tutti i modi di essere ordinati. Ordinati nei file anche, no? Quindi quando giri qualcosa, rinominalo, utilizza un dispositivo, un computer con Notion, con un file Excel, cerca di essere ordinato, ordinata, perché questo ti aiuterà ad avere tutto sotto mano, a non perderti nella programmazione, no? Creando un piano editoriale, creando una struttura di creazione di contenuti, se comincio a perdermi i file, mi passa anche la voglia di mettermi lì a pubblicarli, a tagliarli, a fare. Quindi sii ordinato, prendi un hard disk, ormai gli hard disk, meglio ancora, se puoi, gli SSD costano veramente poco, con qualche decina, un centinaio di euro, trovi degli SSD in grado di aiutarti e dedicalo solo a quello, quindi non avere i file sparpagliati nel computer o nell'hard disk dove magari hai anche altri documenti o le foto delle vacanze. Insomma, prendi questo momento come un momento assolutamente serio, importante, quello della creazione dei contenuti. E se ci posso aggiungere anche un altro piccolo consiglio bonus, ritaglia dei momenti per fare la creazione dei contenuti. Io mi sono messo in agenda che oggi avrei dovuto girare 4 video e sto girando 4 video. Mi sono portato dei cambi e in azienda mi sono preso dei momenti, tra l'altro sono fuori dall'orario lavorativo perché ovviamente ho avuto degli extra da fare, però ecco, mi sono ritagliato un momento molto importante per me, che è quello della creazione dei contenuti. Non lasciare quindi che la creazione dei contenuti sia un passatempo. Quando mi va, quando mi gira, mi metto a creare dei video. No. È un momento importante del tuo lavoro di marketing. Riduci la frizione, sii ordinato e crea un piano di lavorazione, un piano editoriale. Terzo consiglio, molto importante, te lo dice un videomaker: non ti drogare di attrezzature, non cominciare a pensare che il problema sia l'attrezzatura, perché ho visto bei contenuti, bei piani editoriali portati avanti con uno smartphone, portati avanti con una piccola videocamera da qualche centinaia, un migliaio di euro. Insomma, ci sono attrezzature semplici che possono permetterti di partire. Ecco, non cominciare a pensare che il problema sia l'attrezzatura, non pensare subito, ah, però avrei bisogno del controluce, Paolo, ho sentito quel videomaker, quell'influencer, quel creator che dice che mi devo prendere l'obiettivo con lo sfocato. Inizia, comincia a creare contenuti, dopo, quando vedrai i risultati, potrai decidere di allocare del budget per comprare l'obiettivo o il microfono migliore. Ti basta una videocamera, un buon microfono, mettiti davanti alla finestra e inizi a fare contenuti. Dopo arriveranno gli upgrade tecnici. Quarto step, impara piano piano il montaggio. Abbiamo detto all'inizio, non sei uno youtuber, non sei un intrattenitore. Qui stiamo parlando di suggerimenti per chi deve fare marketing con i video. Ecco, il montaggio arriva piano piano. Non è un qualcosa che, su cui devi fossilizzarti sin dall'inizio, un po' come le attrezzature, no? Il montaggio deve essere uno strumento per dare ritmo, per tagliare gli errori, per inserire qualcosa a schermo, dei contenuti, dei contributi video, delle slide, delle parole chiave. Puoi sicuramente divertirti, però ecco, non ti ammazzare di montaggio. Migliora piano piano, cerca di riguardare i tuoi video, cerca di capire dove sono stati gli errori, questo sicuramente ti aiuterà sia a dare al montaggio un valore importante, sia anche a capire come migliorare in fase di ripresa. I contenuti video devono funzionare, non devono piacere. Per questo, infatti, il quinto step è quello della moltiplicazione dei contenuti. Che cosa sto facendo io adesso? Sto girando dei video. Dopodiché sto girando delle versioni verticali che mi serviranno per attirare nuovo pubblico sulle piattaforme cosiddette di content discovery, quindi piattaforme come Instagram, come TikTok, dove i feed sono praticamente a scorrimento e ti capitano video di tutti i tipi e quindi è anche la piattaforma stessa a voler mostrare nuovi contenuti. E per questo sto facendo dei video verticali, ritagliati proprio con il succo del video per farmi conoscere da altre persone, quindi sto moltiplicando quel contenuto, tutto in un unico take, tutto in un'unica registrazione, prima giro il video per YouTube e poi giro un estratto per Instagram. Ma se non vuoi fare questa cosa qui, puoi semplicemente prendere quel video orizzontale che hai girato e magari
far ritagliarlo in verticale. Se hai girato intelligentemente anche in maniera un po' più larga, puoi tranquillamente fare questo e fare un estratto di quel video. Oppure potresti prendere quel video, esportare soltanto l'audio e farti un podcast su Spotify. Insomma, cerca di trarre il massimo da queste sessioni di ripresa, perché non è importante soltanto piazzare il contenuto su una piattaforma, ma approfondire poi questi temi e cercare di capire qual è la piattaforma migliore per me, come funzionano le piattaforme, è parte del lavoro di Content Strategy. Quindi se ti interessa un approfondimento su quale piattaforma scegliere, dove poter pubblicare i miei contenuti, oppure ti interessa un approfondimento sulla moltiplicazione dei contenuti, fammelo sapere con un commento. Questi erano i miei 5 step per fare video senza un videomaker. Quindi in qualche modo è stato un video, come hai potuto già seguire magari in un altro video su questo canale in cui parlavamo di quali video fare, effettivamente è un video che mi sostituisce. Ecco, se hai visto quel video avrai ritrovato questo piccolo step. Grazie per essere arrivata o arrivato fin qui. Se questo video ti è piaciuto, ovviamente iscriviti al canale, perché in questo canale portiamo video di strategia e video anche di videomaking, quindi video più pratici con i consigli di tutti i ragazzi del team di Un'Idea, che come ti ho detto è la mia azienda, è l'azienda con la quale serviamo e creiamo video aderentissimi alle strategie di marketing per tutti i nostri clienti. Li raccontiamo anche nella quotidianità dei nostri profili Instagram, e qua su YouTube democratizziamo questa content strategy che tanto ci piace. Noi ci vediamo in un prossimo video.